Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video, sperando che non ci siano complicazioni come settimana scorsa. Visto che me l'avete chiesto in tanti, visto che avete lasciato mi piace, visto che avete commentato, vi porto il video un pochino più completo su come andare ad equipaggiare le vostre repliche. A questo giro però non vi farò vedere come equipaggiare una replica in generale, ma andrò a mostrarvi come andare ad equipaggiare una carabina da boschivo. Carabina da boschivo, tradotto, è una piattaforma M4R15 allungata con possibilmente caricatore corto, ma lo vedremo durante il video, utilizzabile all'interno del boschivo, che quindi concentra le sue funzionalità in alti ROF e soprattutto lunga gittata. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, vi consiglio di andarvi a prendere qualcosa di fresco, una bibita, un bicchiere di succo di frutta, tutte le volte troverò qualcosa di nuovo, e partiamo col video. Ma prima, sigla. Quest'oggi abbiamo qui due carabine da boschivo, simili ma molto diverse. Questa è la mia e questa è del buon War. Quella di War è stata veramente equipaggiata in maniera veramente molto croccante, ma non è proprio perfetta per il boschivo per quanto riguarda la funzionalità, cosa che vi spiegherò dopo. La mia invece è perfetta per il boschivo, ma manca di accessori, perlomeno non è così piacevole alla vista come questa. Partiamo dalla mia, che è quella un pochino un po' più spoglia, e poi ci muoviamo su quella del buon War. Bene ragazzi, questa è la mia SAV09, carabina lunga, R15 lungo, per la appunto modificato e fatto su per giocare in boschivo. Vediamo un attimo gli accessori. Come nel video scorso, partiamo sempre dall'ottica. Questa è una Simil Mustang, che di cui vi abbiamo già parlato tanto anche in passato, da 1.5 fino a 9 di zoom. Non ha lo zero nello zoom, sempre nel video dei mirini che vi lascio sempre in descrizione trovate una recensione un pochino più approfondita di quest'ottica. È ottima perché per il boschivo, soprattutto perché ha questo assetto lungo che ci permette quindi di andare a vedere molto lontano quando entriamo in puntamento. L'unica piccola pecca è che zoomando al minimo a 1.5 mantiene una magnification anche quando non andiamo a zoomare, il che dà un po' di problemi quando miriamo con gli occhi aperti, perché anche con le ottiche zoom dovremmo impegnarci per riuscire a giocare con gli occhi aperti. Ovviamente va via la luce e diventa un film horror. Il reticolo può essere andato ad illuminare in tre colori, rosso, verde e blu. È abbastanza economica, fa il suo dovere, devo dire, quindi non è che ci si può lamentare. Tra l'altro c'è la possibilità di andare ad attaccare anche dei mini dot volendo lateralmente, perché come vedete ha un RIS sia laterale che superiore, quindi si possono andare ad attaccare sia di lato che sopra degli accessori. Io direi che un bel mirino completamente a 90 gradi così è veramente figo, così quando andate a sparare girate gli angoli coi pallini come Wanted. La mia è stata modificata con un MC3, quindi ha un ROF veramente molto alto, spara tanti pallini al secondo ed è estremamente precisa anche sul singolo, grazie alla canna super lunga che possiede. Come però vi ho già detto anche in passato, funzioni e funzionalità e specifiche del fucile non vogliono dire niente se non lo sapete utilizzare. Ecco perché, soprattutto con il grip frontale, ho voluto creare il fuoco. Grazie. Qualcosa di mio, qualcosa che fittasse proprio le mie necessità come operatore, e ho fatto questa cosa qui. Come potete vedere c'è un'impugnatura non angolare in questo caso, ma leggermente smussata di quelle lunghe, quindi senza il blocco per le altre dita, ma proprio che va ad accompagnare la mano come se lo stessimo afferrando senza. Personalmente mi piace veramente tanto, permette un grip veramente solido sulla replica, e personalmente quando ho una canna così lunga preferisco non dover tenere la mano mezza aperta, ma preferisco andare direttamente in puntamento. A volte mi piace anche tenere il dito lungo come se stessi proprio puntando quello che devo andare a colpire, e mi ci trovo veramente molto bene sinceramente, perché trovo che quando il fucile è così lungo, come già detto, trovi meglio un'impugnatura più morbida, più liscia, che segua appunto la linea del fucile. Sono poi andato ad aggiungere questi pads copri rail sostanzialmente morbidi in gomma, che ho poi bloccato con delle fascette perché li ho provati a bloccare in tanti modi, ma tendenzialmente tendono a saltare via, quindi non è esteticamente forse stupendo, è molto vichingo, molto spartano come cose, mi piaceva tutto sommato. Sono di una gomma veramente ottima, costano poco però, e devo dire che il loro lavoro lo fanno egregiamente, nel senso che aumentano il grip. Io li ho usati in boschivo per tantissimo tempo e sono rimasti pressoché invariati, non si sono andati a rovinare come quasi nessuno degli accessori che ho montato su il mio fucile ciufile. Personalmente li consiglio, ci sono in vari pattern e vari colori, vi lascio linkati in descrizione. Ovviamente una cosa figa che si collega anche alla cinghia a due punti è questo tipo di attacco che c'è giusto sopra, cioè giusto dietro in realtà l'impugnatura frontale, ovvero un attacco quick release per attacco cinghia. Tanto su questo
uso una cinghia a due punti normalissima, semplicemente l'anellino laterale che mi permette di andare a, ecco fatto, a chiuderla o aprirla a seconda di dove lo vado a tirare. È molto comodo in boschius, soprattutto se per XY motivi dovete passare alla pistola o fare questo determinato tipo di cose, soprattutto in PCS, PCN, questo tipo di eventi dove avete bisogno di consultare del materiale e avere la possibilità di mollare il fucile e farlo stare lì è molto molto comodo, se devo essere sincero. Questo sostanzialmente è l'assetto del mio fucile boschivo. Questo è poco accessoriato, anche perché sto per cambiarlo, infatti questo tra poco andrà in vendita proprio diretto senza passare dal via, mentre adesso passiamo a quello del buon War, che invece ci ha fatto un lavoro di customizzazione veramente idilliaco. Ragazzi, questo qui è un capolavoro d'arte moderna e non sto scherzando, è veramente molto molto figo. Andiamo a vedere cosa è stato fatto sopra questa bellezza. Procediamo. Il modello del fucile ve lo scrivo qua sotto perché è infinito. Sostanzialmente è un black and gold come customizzazione, visto che potete vedere che ha gli inserti, appunto, compresa la canna spiralata in oro per l'appunto, ed è un GBB, quindi funziona con serbatoi di gas messi nei caricatori corti. Veramente molto figo, ovviamente il funzionamento è identico a quello vero, se non fosse che non c'è appunto un'esplosione di polvere da sparo appunto nella camera di scoppio, ma semplicemente c'è un gas che va a spingere avanti e indietro l'otturatore. Molto molto figo, soprattutto a me le robe realistiche come sapete piacciono, e questo è estremamente realistico. Sganci ambidestri sia da una parte che dall'altra, non sto qua a prolungarmi perché non è una recensione di questo fucile, nel caso la vogliate fatemelo sapere nei commenti. Allora, partiamo con l'ottica. È la mia stessa ottica, sempre simil Mustang della JS Tactical, sempre con purtroppo lo zoom minimo a 1.5. quando ne avremo voglia ci compreremo una bellissima ottica vera di questo tipo e la chiameremo giornata, perché poi è perfetta per tutto il resto, quindi non sto a dilungare più di tanto su questo tipo di ottica qua. Come vi ho detto, in boschivo è molto utile, permette di zoomare, vedere bene che cosa c'è, fare uno scouting appunto dell'area davanti a noi, fare un controllo di dove possono essere i nemici. Molto molto figo. Tacche di mira fisse della Magpul, che sono state piantate una sotto all'ottica per forza di cose, mentre questa qua davanti invece può essere appunto flippata in alto. Ecco fatto. Le tacche di mira Magpul, ragazzi, sono fenomenali. Calcio alleggerito in modo tale da non andare ad appesantire più di tanto. Tra l'altro questo stile qua mi piace veramente tanto perché segue appunto la forma alta della coppa della spalla, quindi ci si incastra perfetto tra clavicola appunto e spalla. Mi piace veramente tanto, sono molto molto comodi. Quello su cui mi volevo concentrare era però la impugnatura qui, che è fatta in cuoio, e questa è d'arma vera, costa un'infinità, aiuta da mantenere il grip e dà uno stile al fucile veramente ottimo, e di pari passo la segue quella frontale. Non sono super fan di queste impugnature così lunghe, ma questa qui in cuoio veramente, anche se teoricamente non è così utile come le altre di cui vi ho parlato, questa fa veramente la sua sporca figura. Molto comoda, devo dire, perché permette di bloccare bene le due dita sotto e spingere il fucile contro la spalla e avere il giusto controllo. Ritengo comunque che per la lunghezza del fucile, perlomeno io che ho le braccia lunghe e sono alto, preferisco tenere l'impugnatura in questa maniera qua. Comunque lì sono gusti, soprattutto è abitudine, quindi attenzione, io vi dico la mia versione delle cose, non voglio fare il gran sapientone di sto cane. A differenza della mia, qui però c'è un accessorio che io trovo veramente molto importante, ovvero la torcia. In boschivo trovo che una torcia sia essenziale. In questo caso il Boom War ci ha messo la mia stessa torcia che avevo sul mio PDV della Avalon, sempre con attacco remoto, quindi possiamo andare ad accenderla premendo questo tastino qui. Molto comodo perché è stato posizionato giusto sopra l'impugnatura, quindi nel momento in cui abbiamo la mano qui, il pollice trova subito quel lavoro lì e va ad accendere la torcia. Molto molto figo. Un altro tocco di classe è il fatto che nei caricatori, che sono, ripeto, a gas corti, molto fighi, secondo me danno un'ottima estetica al fucile, molto più carabina rispetto che il caricatore un pochino più a banana da 35 colpi della R15, le estrazioni rapide permettono quindi di andarli ad estrarre velocemente anche dalle tasche del tattico, che non è una cosa da sottovalutare, perché poterli estrarre in maniera comoda, questi che sono molto corti, è estremamente importante. Tra l'altro poi, se li facciamo cadere, questo affare qua va a attutire l'impatto del caricatore per terra, quindi evitiamo anche di andarli a sminchiare. Quindi è un accessorio, secondo me, che per il costo che ha è veramente ottimo. Cinghia a due punti che comprerò anch'io a breve. Questa è una cinghia a due punti della Blue Force Gear. È veramente fenomenale, ragazzi. Guardate com'è fatta. È d'arma vera, tra l'altro, quindi sapete già che costa una fucilata. Però è fenomenale. Sta tornando Armando. Blue Force Gear, così è completamente aperta, quindi posso entrare in puntamento senza problemi. E poi dopo, sempre col solito sistema, la vado a chiudere. A differenza della mia, che fa molta fatica a venire chiusa, questa
proprio va leggera, piacevole, non ha problemi anche senza il tattico. Si vede che è una cinghia d'arma vera, mettiamola in questi termini. Roma termini. Ho solo un problema con le cinghie a due punti, soprattutto di questo tipo, è che se passiamo da fucile conserto, quindi appoggiato a noi, e dobbiamo entrare in puntamento, in automatico mi viene da fare questo, ovvero bloccare la cinghia qui con la mano, mentre invece devo fare o così, ma ho la cinghia in mezzo alle balle, oppure dovrei passare il braccio dentro ed entrare in puntamento. Diciamo che è un po' fastidiosa il fuoco. Grazie. Ripeto, con l'allenamento si risolve tutto, però il fatto che ce la si abbia proprio lì tra le balle, che comunque mi sento un po' bloccato, mi sento un po' costipato, costretto da questa cinghia. È una cosa che si mette a posto con l'allenamento, io già non lo faccio più, di prendere su anche la cinghia sotto la mano, però bisogna lavorarci ed è un pochino difficile se siete all'inizio. Ah, comunque per quelli di voi che come me stanno rosicando perché questa cinghia è fighissima, vi dico solo che la usano i Navy Seals ed è per quello forse che funziona così bene. La butto lì, insomma. In conclusione, vi parlo prima della figata più piccola e poi della figata più grossa su questo fucile. Troviamo sempre i copri rail in alluminio, molto molto fighi, devo dire. Mi piacciono di più come estetica rispetto a quelli in plastica, che vi ho fatto vedere sul mio. Penso che la funzionalità di quelli in plastica sia un pochino più alta, soprattutto su un rail un pochino più grosso con l'attacco key mod come il mio. Su questo però ovviamente starebbero di rem ed è stata un'ottima idea andarci a mettere questi qui, in modo tale che poi quando andiamo a prendere il grip rimanga bella salda la mano. Infine, ultimo piccolo tocco di classe, l'unità tracciante, che tra l'altro fa anche la fiammata rossa, cioè arancione sul davanti quando il pallino esce. Comunque quella che vi avevo fatto vedere nel video dove c'era la miniatura super figa, che vi riporto sempre qua sotto, che linko tutto quello che posso linkare, molto figo, dà un effetto molto realistico, perché sia col fatto che ha gas sia col fatto che colora la fiammata fa proprio uno sbuffo come se fosse vera. In boschivo ovviamente io l'andrei a rimuovere perché non fa altro che notificare la nostra posizione alle altre persone, e qui arriviamo al punto del video, cioè questo fucile è equipaggiato in maniera perfetta, però se ci volete giocare in boschivo o siete war che gioca da tanto tanto tempo o altrimenti temo che non sia proprio la scelta migliore per iniziare. È sicuramente iper ultra divertente, ma vi conviene prendervi qualcosa che frulli un pochino di più di questo, che ha qualcosa come 15-20 colpi a caricatore. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto, penso di avervi recensito in maniera abbastanza completa questi due carabine. Ricordate che per il boschivo è molto importante avere ratei di fuoco alti per poter passare gli arbusti, le foglie, e avere un fucile abbastanza preciso, perché gli ingaggi tendono ad essere abbastanza dilatati nello spazio e nel tempo. Inoltre è importante avere qualcosa di comodo, di funzionale, che non si va a staccare. Io non metterei, come avevo fatto io sul mio vecchio, un sgancio caricatore ambidestro, perché appena vi appoggiate il fucile al corpo questo magari si va a premere, perdete caricatori che costano veramente tanto, come ho fatto io in mezzo al bosco, chissà dove sono finiti, spero sia nato un albero di PM. E detto ciò, io ho veramente concluso. Ragazzi, non vi voglio rubare ulteriore tempo. Se avete dubbi, domande, perplessità, che volete sapere meglio qualcosa che non vi ho detto, ci sono i commenti qua sotto. Commentate, chiacchieriamo un po' nei commenti in maniera costruttiva, è sempre divertente, a me fa sempre piacere. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate linkati tutti i prodotti di cui ho parlato in questo video, più chi meno. Se manca qualcosa fatemelo notare, faccio in modo di mandarvi il link specifico. Inoltre vi ricordo di passare dal nostro Instagram, sia mio che del negozio, perché pubblichiamo una marea di contenuti molto divertenti, come quello di questa settimana. Qui da Red è effettivamente tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me in questo caloroso e solare, speriamo, sabato. Come sempre, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video e stay hungry!